Ciao ragazzi, allora oggi quinta visita, sempre con Daniele, Francesco forse arriverà più tardi. Oggi è arrivato il momento di far cosa allora intanto? Apriamo e verifichiamo se è ora della posa dei melai. Boh, ok. Li apriamo, notiamo subito che stanno costruendo attaccati al coperchio, quindi controlliamo questo telaio più chiaro, che è quello che abbiamo inserito noi la settimana scorsa, vi ricordate, era come questo, sì. Quindi foglio acereo, lo controlliamo e capire se hanno costruito. No, abbiamo saltato qualche giorno perché il tempo è stato instabile e magari era, guardate, hanno costruito, guardate miele che hanno già portato, quindi bene, hanno trovato importazione ma non vedo tanta covata. Adesso controlliamo i sintomi della sciamatura, se ce ne sono, se ce ne sono. Qua non abbiamo, c'è un cupolino qua. Eccolo qua. Vediamo, guardate, ci sono due deposti, già deposte le uova. Due larvette. Quindi in questo caso qua è il caso di fare molta attenzione perché i sintomi di sciamatura ci sono. Ah, ecco, qua vi vediamo. Vediamo una regina rimpicciolita. Questo non è un buon segno, in quanto con la regina rimpicciolita potrebbero esserci nella parte di qua. Come ho detto, sta settimana ci sono stati, guardate, una cella, due celle, tre, anche quella, tre celle. Le togliamo. Aspetta. Le togliamo e passiamo il controllo. Adesso usiamo una pratica un po' più, diamo una sgorlatina in modo che cadono e con molte meno api riusciamo a vedere meglio. Buchi maschi, niente, cioè, eccola qua. Eccola lì. Di sotto sono sempre sui bordi, vedete? Questa è una cella già opercolata, ma è piccola. Questa è una pratica che bisogna che facciamo, altrimenti vanno in sciamare e quindi. La cella. La sciamatura non va evitata, ma bisogna tentare di controllarla. Qua abbiamo trovato tre celle reali grandi, una, due e una, tre. Questa qua potrebbe essere proprio pronti alla sciamatura, quattro quelli di là. Controlliamo l'ultimo telaio. Anche qua. Altra cella. Di solito vedete sui bordi le fanno. Qua sono due celle, ma potrebbe anche significare che vogliono sostituirsi la regina. Sì. Perché di solito se è febbre infiammatoria sarebbero state una decina. Noi ne abbiamo trovate veramente poche, ma in questo caso noi cosa facciamo? Ricontrollo per sicurezza. In questo caso noi diamo spazio in questo momento qua e facciamo la pratica che ho detto la settimana scorsa, sì. Cioè sposto un telaio, metto tre o due spazi, su uno do un foglio da nido, sull'altro inizio a dare il foglio da melaio. Il foglio da melaio lo facciamo costruire qua in maniera di accelerare. Dopo chiaramente bisogna lasciarlo quanto? 6 giorni? In 2-3 giorni. Ah, 2-3 giorni, non di più. 2-3 giorni. Quindi
apriamo il nostro melaio che ce l'avevamo preparati, cambiamo la tecnica, mettiamo un foglio da melaio costruito qua in centro. Diamo in questa maniera, diamo sfogo agli operai. Gli operai saranno incentivati a fare cera e quindi si può placare, imparare di placare la febbre sciamatoria. Questo è il nostro telaio. A sto punto mi metti le scuole di regina, li metti il melaio non sopra. Metterei neanche le scuole di regina su di cattiveria di melaio. Okay. Il melaio senza scuole di regina dà la sensazione loro di avere un sacco di spazio di spazio, quindi intanto cominciano a costruire, giusto? A prendere, sì. Poi dopo bisognerà tornare subito per 2-3 giorni prima che comincia a deporre la regina sopra. Settimana. E il telaio sotto che sarà costruito lo passiamo sopra in modo che hanno un incentivo a arrivare, e inseriremo le scuole di regina. In questo caso il nostro scudo di regina, che questo non ci serve, lo mettiamo a magazzino e richiudiamo il tutto. Perché appuntamento tra quanto adesso? Tra 2-3 giorni adesso vediamo. Circa, dipende dal tempo, ma più o meno a metà settimana dovremmo farci un'idea di se le temperature vanno alte potremo arrivare mercoledì. Ragazzi, allora abbiamo fatto anche la quinta visita. Francesco, ciao. Ciao. Bene, quindi ci troviamo, abbiamo detto, verso metà settimana per fare un controllo generale e capire un attimo il telaino che ha messo, se lo stanno costruendo. Vediamo come si sono salite su al melaio, insomma, vediamo come procede. Perché ci sono stati dei sintomi di sciamatura, vero? Sì. Famose celerea. Bene, allora un saluto ancora da Daniele, Francesco e Daniele, il nostro apicoltore di fiducia. Ciao, alla prossima! Ciao.